È finito 2-2 il match dello Stadio dei Pini tra Foiano e l'Astrigiana, con la squadra di casa avanti di 2 gol nel primo tempo e con la rimonta effettuata dagli ospiti nel corso della ripresa. Pareggio che lascia quindi un pizzico di rammarico tra i locali, che non sono riusciti a gestire al meglio il doppio vantaggio. Parte meglio il Foiano, che si rende pericoloso all'ottavo con il tiro da buona posizione di Pasqui, che viene respinto dal piede di Giovanniello. La squadra di casa insiste e al 19° reclama un calcio di rigore per un eventuale tocco in aria su Pasqui. Il Foiano continua a spingere, al 20° passa in vantaggio con il traversone dalla sinistra effettuato da Vichi e con il tocco vincente di Formichi, bravo ad arrivare a rimorchio a scaraventare il pallone in rete. Sotto di un gol la Lastrigiana reagisce e costruisce 2 occasioni interessanti, entrambe grazie al sinistro di Iaquinardi. La prima al 22° respinta in qualche modo da Cristofoletti e poi disinnescata definitivamente dai difensori. La seconda al 32° con una pericolosa conclusione a giro che termina non lontana dallo specchio. In pieno recupero al 48° la squadra di casa raddoppia con il calcio d'angolo di De Pasquale per Fabianelli, che tutto solo al secondo palo batte Giovanniello. Nella ripresa però al 6° minuto la Lastrigiana accorcia le distanze grazie al sinistro del solito Iaquinardi, respinto da Cristofoletti e ribadito in rete da Del Pela. All'11° sul fronte opposto bella iniziativa personale di Ctella, che trova lo spazio per calciare verso lo specchio, trovando però la pronta respinta di Giovanniello. Gli ospiti alzano il baricentro e al 30° pareggiano con il nuovo entrato Ambrosino, che dopo un cross di Mazzoni risolve una mischia in aria firmando il definitivo 2-2. Il Foiano prova a riportarsi in avanti ma senza lucidità e al 44° rischia di subire la beffa quando Berti, ben servito da Mazzoni, si trova in buona posizione calciando però in modo debole e centrale. Nel finale non accade più nulla e la sfida si conclude quindi sul punteggio di 2-2. Il Foiano è costretto a rimandare ancora l'appuntamento con la vittoria ma sale a quota 13 punti. La Lastrigiana centra il 7° risultato utile consecutivo e si porta a quota 19.